Mario Sesti, Caterina Taricano, intanto qui, decima edizione del Milazzo Film Festival, è tempo di un bilancio, uno spostamento di data ed evoluzioni importanti, come è andata? E tu? E tu? Beh, allora, intanto ci hanno chiamato per dirigere questa prima edizione, che vuole essere un'edizione un po' diversa, perché focalizzata sul tema dell'attore. Il Milazzo Film Festival, appunto, è alla decima edizione, però quest'anno ha fatto un cambio radicale. Noi abbiamo incontrato questo festival lo scorso anno, siamo stati chiamati per fare delle conversazioni, per fare degli incontri, e siamo rimasti incantati, oltre che dal posto, proprio dall'atmosfera che si respira in questo festival, un festival a misura d'uomo, in cui abbiamo pensato che concentrarci su un aspetto come quello della recitazione degli attori, soprattutto al cinema, potesse essere di grande interesse, soprattutto perché spesso gli attori al cinema sono considerati come dei meri, diciamo, strumenti, non da tutti i registi, però capita, anche perché l'argomento attori è un po' più scivoloso. Ci sono tanti festival che raccontano i film, che raccontano gli autori, i registi, ma quasi nessuno, adesso magari qualcuno alzerà la mano, ci siamo noi che da 20 anni facciamo questo festival, beh, insomma, si palesi, però insomma, tra quelli che conosciamo noi non c'è nessun festival che celebra e omaggia l'attore che esattamente come un regista, come altri professionisti del cinema, possono saper attraversare il mezzo cinematografico attraverso diverse prospettive, ed è quello che abbiamo cercato di raccontare, anche perché è più difficile, come dice sempre Mario, questa è una battuta che mi piace rubargli, è più facile dire perché un film è un bel film, è più difficile dire perché un attore è bravo. Appunto, è un argomento un po' più scivoloso, un po' più ambiguo. Però anche per questo più eccitante, più sfidante, come si dice oggi. È vero, abbiamo organizzato, quindi abbiamo invitato dei diversi abbiamo invitato diversi attori a fare delle cose, attori tutti diversi per diciamo anagraficamente parlando, ma anche da un punto di vista dell'approccio alla recitazione, anche per i percorsi diversi che hanno intrapreso. Basti pensare che alcuni di questi nomi sono Lino Banfi, Michele Riondino e Fabrizio Bentivoglio. Tra l'altro Fabrizio Bentivoglio ha fatto uno spettacolo bellissimo che ha incantato il pubblico di Milazzo all'interno del teatro Trifiletti, che è un bellissimo teatro all'italiana, ed è stato perfetto, perché la sua è stata una lettura al manacco dell'attore, quindi quale testo poteva risultare migliore, e un'anteprima assoluta di uno spettacolo che sicuramente porterà in giro per l'Italia all'interno di questo teatro, che era perfetto proprio per questa atmosfera intima che ha saputo creare un attore così bravo come Fabrizio Bentivoglio. Ma a questo punto potrei anche non dire più niente, perché Caterina ha sintetizzato perfettamente. Quello che voglio dire io è che arriva un momento nella professione che ho avuto anche la fortuna di fare, quello del critico cinematografico, in cui quello che conta è la gente che non è necessariamente esperta di cinema, che esce di casa per vedere quello che tu gli proponi. E credo che questo sia successo, e tu stesso probabilmente ne sei stato testimone, avere il teatro pieno di gente, anche in alcuni casi in tutti gli ordini di palchi, per sentire delle conversazioni. C'erano anche dei film, naturalmente io e Caterina abbiamo avuto modo anche di costruire un percorso cinematografico di lungometraggi, che non è casuale, perché ci sono ben due film che sono diretti da attori, appunto Volare della Bui e Palazzina Laff di Michele Riondino, ma abbiamo aperto con un film, Non riattaccare, che è praticamente un film costruito interamente, diciamo così, intorno al corpo di una attrice, no? Quindi questo è il primo bilancio, che per noi è straordinariamente positivo. Chiunque ha frequentato i festival negli ultimi 20 anni, 15 anni in Italia, sa che il pericolo è di costruire questi festival specializzati che vivono in centri storici bellissimi, dove però ci sono solo dei giornalisti e non c'è un pubblico. Quindi la parte più difficile è quella. È l'idea che, per l'appunto, abbiamo in qualche maniera intercettato un desiderio, perché quando la gente esce fuori di casa vuol dire che, insomma, c'è un principio di godimento, no? L'idea di vedere Banfi, di vedere Bentivoglio, di vedere un attore. Io credo che in questa cosa, che può sembrare un po' naif, ma tutti lo siamo, tutti noi abbiamo degli attori preferiti. Quindi non c'è bisogno di avere una laurea, non averla, stare in provincia, stare in città, no?
tutti abbiamo degli attori preferiti, no? Quindi credo che questa cosa qui dica anche profondamente in che maniera un attore può costruire un intero giacimento di storie, di emozioni, di situazioni che poi riguardano la vita di chiunque, così come accade ai grandi romanzieri, ai grandi artisti, ai grandi musicisti. L'idea base è esattamente questa. Beh, anticipi un po' quella che era la mia domanda, perché vi volevo chiedere, in questo mercato che ormai inghiotte subito i film che escono al cinema, in questa bulimia di piattaforme che proiettano sempre tutto, qual è, se c'è ancora, l'importanza di un festival per un autore? Beh, diciamo, in realtà, credo che tu sappia perché fai questo lavoro e quindi per certi versi sei in trincea più di noi, che oggi i festival sono, per quanto riguarda proprio l'aspetto materiale, produttivo, per uscire fuori dal cono buio, ecco, per iniziare la comunicazione, il festival è diventato lo strumento più importante sia per i film d'autore sia per i film commerciali o comunque con i film con un minimo di ambizione produttiva, diciamo, no? Quindi da questo punto di vista i festival sono diventati probabilmente più importanti di quanto lo fossero quando io ho iniziato a fare questo mestiere, cioè alla fine degli anni 70. C'è poi un'altra cosa che secondo me li rende ancora più importanti rispetto a quello che hai detto te. Quando io ho iniziato a fare questo mestiere, io potevo andare a formarmi una cultura cinematografica perché Roma era piena di cineclub, perché andavano i film in onda a qualsiasi ora, perché c'erano le TV private che bombardavano, diciamo così, no? Io molti film li ho visti improvvisamente in quel periodo in cui i palinsesti grondavano di film. Oggi, come sappiamo, è esattamente il contrario, non ci sono più i cineclub. Il cinema non è stato mai introdotto nella scuola, nel curriculum della scuola dell'obbligo, questo è uno dei misteri che prima o poi qualche poliziotto, qualche investigatore privato, qualche studioso dovrà in qualche maniera risolvere. Per questa ragione, secondo me, i festival sono diventati anche un centro di formazione, un centro di irradiazione, un focolaio di irradiazione e di comunicazione della cultura cinematografica che è diventato per certi versi più importante per l'appunto di quando i festival sono nati. I festival in realtà nel passato sono nati, come sappiamo, per nobilitare, no? Non si capisce altrimenti perché, no? Il Festival di Venezia che è stato il primo abbia costruito una specie di Parnaso in cui bisogna andare con gli smoking, no? Proprio per dimostrare che in realtà il festival aveva la stessa dignità della musica, della scultura, della pittura, della letteratura, no? Oggi non credo che nessuno possa affermare che un film non può essere importante quanto un libro, però da questo punto di vista i festival, tra l'altro soprattutto nei piccoli centri, finiscono per dover gestire anche la normale programmazione. Noi abbiamo dato dei film che probabilmente non sarebbero mai arrivati nel centro di Milazzo, da questo punto di vista. Sì, poi un tempo i festival erano anche quel luogo e in questo hanno saputo, diciamo, adattarsi perfettamente al cambiamento del cinema, in cui tu potevi vedere un film e non vederlo mai più, perché non c'erano le piattaforme, perché addirittura, beh, quando c'ero io c'erano già le VHS, qui c'è una fantastica colonna sonora, e mentre invece, ecco, in questo si è vista proprio anche una evoluzione interessante del concetto di festival. E poi l'idea che in un festival così piccolo, come dicevo prima, a misura d'uomo, ci sia la possibilità, che poi è anche quella dei grandi festival, ma molto meno, di poter toccare l'attore, no? Di potergli parlare. E devo dire che in festival come quello di Milazzo questo aspetto c'è, ma è un aspetto naturale perché gli attori si sentono a loro agio, non sentono di doversi proteggere dalle folle. Ci sono le persone, perché per Lino Banfi hanno dovuto chiudere le strade, scortarlo all'aeroporto. Diciamo, lui lo sappiamo, è un po' un simbolo ormai, no? Un'icona del cinema. Detto questo, però, gli attori si sentono molto più rilassati. E quindi anche le conversazioni, l'incontro col pubblico è quasi un momento di grande naturalezza, ecco, all'interno della nostra proposta culturale. Quindi ci fa piacere sottolineare questo aspetto, che non è soltanto l'idea di parlare degli attori, ma di parlarne in un certo modo. Infatti queste Di fronte a un conversazioni, pubblico. sì, queste conversazioni, sì, perché poi l'attore scende, parla col pubblico.
è diverso rispetto ai grandi festival che offrono altre cose, no? Come diceva appunto Mario, l'incanto di un tappeto rosso, di un divo americano arrivato a Venezia con il motoscafo, no? Un fascino che non passerà mai. Però ecco, in un festival come quello di Milazzo, gli aspetti belli e affascinanti sono appunto... Beh, noi non abbiamo avuto il tappeto rosso, però quando sono arrivati Lino Banfi, Michele Riondino, no? Sì. Quell'idea, quella sensazione, quell'eccitazione, quell'elettricità che si avverte quando sì. le folle sentono che c'è qualcuno che è importante da vedere, da conoscere, eccetera, c'è stata. Ecco. Quindi credo che questo faccia parte proprio dell'idea stessa di festival. Il telefono dell'ufficio del sindaco ha squillato ininterrottamente da circa 2 settimane prima, insomma, quando c'è stato il lancio ufficiale, la notizia che sarebbe arrivato Lino Banfi. Quindi, insomma, come possiamo fare ad entrare? E poi sono entrati tutti o quasi, e chi non è entrato comunque ha avuto modo di parlare con Lino Banfi, che è stato straordinariamente generoso fuori dal teatro, ma poi anche nei posti in cui andavamo a mangiare. Insomma, davvero, un festival a misura d'uomo, e non è una frase fatta. In chiusura, Matteo Garrone in concorso agli Oscar il 10 marzo per Radio Capitano, in sezione del film internazionale, tante, tantissime opere prime, come parlavamo poco fa, notevoli, importanti. Ecco, vi chiedo da studiosi, esperti, direttori artistici, che stato di salute gode il cinema italiano? Il cinema italiano negli ultimi 20 anni o poco più ha avuto questa caratteristica che, indipendentemente dal box office, che ha avuto anche delle punte di contrazioni più forti rispetto agli altri paesi europei, però ha sempre saputo sfornare autori, film e forme di innovazione particolare. Credo che questo dipenda dal fatto che in questo paese il cinema è stato qualcosa di più importante di quanto sia stato in Germania, in Gran Bretagna, in Francia, per il semplice fatto che nel secondo dopoguerra è stato una... Adesso non voglio fare una lezione, però per certi versi il cinema nel secondo dopoguerra in poi è stato giornalismo, è stato teatro, è stato letteratura, qualcosa che probabilmente nel nostro paese non era mai avuto questa diffusione presso la classe media. E questo fa sì che il rapporto che il pubblico normale ha col cinema molto più forte. Mi piace ricordare che Garrone, che adesso è considerato uno dei più grandi autori italiani internazionali, credo che il suo film sia forse uno dei pochissimi ad aver avuto 100% su Rotten Tomatoes, che come sappiamo è un risultato assolutamente unico. Però sono felicissimo, diciamo, sono anche un po' presuntuoso, ma ricordo quando l'ho presentato la prima volta in un piccolo festival a Terni, diciamo nella seconda metà degli anni 90, quando era considerato un autore di nicchia, ha fatto l'imbalsamatore. Da questo punto di vista, secondo me, il critico ha questa importanza fondamentale, evidentemente, è una specie di giovane marmotta che deve intercettare qualcosa di nuovo, di originale, di importante, di interessante e di bello, e di portarci il maggior numero persone di possibili a conoscerlo fondamentalmente. Anche di rabdomante, mi piace vederla un po' come la chimera, no, di Alice Rohrwacher, parlando appunto di cinema italiano in salute, e ne abbiamo parlato stamattina durante la presentazione del libro di Citti, ma insomma... Un ultimo aspetto che secondo me va sottolineato è che comunque quest'anno, insomma, è banale, lo stiamo dicendo in tanti, ma è evidente sotto gli occhi di tutti, c'è stata una rinascita veramente del cinema italiano, e soprattutto, beh, il caso Cortellesi, insomma, ormai così lo conosciamo tutti, però davvero che vede dietro la macchina da presa, curiosamente, davvero gli attori. Quindi... Sì, non solo, ma appunto forse il vero fenomeno, come ci siamo detti più volte, no? Il caso Cortellesi, al di là del film, del contenuto, dell'autrice, no? L'idea di far ridiventare sexy la sala, di far diventare di nuovo qualcosa di attraente quel posto lì, no? La sala cinematografica, negli ultimi anni invece lo streaming, insomma, tutto il computer, la possibilità di avere accesso ai film in tutte le altre maniere, aveva un pochino lasciato, diciamo, in uno stato di desuetudine. Ecco. Beh, anche perché la sala che vedi, la sala che vive. Io c'è gente che applaude in sala, è un film dire... normale, esatto. Io non lo ricordo dagli anni 70, insomma. Io non credo di averlo mai visto, perché ero ancora piccolo. Quindi sì, questa è una cosa che mi ha colpito molto, un po' perché era un tipo di film, quello della Cortellesi, che si presta, diciamo, le persone anche che generalmente non vanno al cinema ci sono andate perché è diventato un fenomeno culturale proprio. Io ho amiche che non vanno mai al cinema, mi telefonavano per chiedermi, ma senti, ma questo film
film, bisogna andare, perché è diventato argomento di proprio anche per chi non è esperto e forse neanche appassionato di discussione, dalle cene, no, alle conversazioni più serie, più impegnate. Quindi mi ricordo una recensione di Flaiano di Il nome della legge di Germi in cui lui dice: alla fine il pubblico ha applaudito. Ecco, quella sensazione lì, quel rapporto che i film siano diventati così importanti, da dirti qualcosa che riguarda te, la vita, il mondo, la possibilità di rendere questo paese, questo mondo un posto migliore, no? Ecco, quest'idea qui, che è molto connaturata nel DNA del nostro cinema, io credo che il film della Cortellesi, al di là del giudizio, delle polemiche, delle valutazioni, abbia fatto riscoprire quel sentimento che ci appartiene probabilmente proprio come persone che hanno un rapporto con la cultura italiana moderna e contemporanea. Beh, il tempo, come diceva il grande Giuliano Montaldo, in cui la gente si fermava davanti al cinema per parlare già del film, aveva l'urgenza di farlo, e lui, che non ha sempre dichiarato di non aver visto mai un film durante le proiezioni ufficiali, di non averlo mai più rivisto, quando vedeva i gruppi di persone davanti al cinema alla fine del film che discutevano animatamente, diceva: ci siamo. Mm-hmm.